Martedì 2 febbraio in Puglia sono stati registrati 8.701 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 879 nuovi casi positivi, 374 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 86 nella provincia Bat, 156 in provincia di Foggia, 66 in provincia di Lecce, 143 in provincia di Taranto, 4 casi di residenza non nota, 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati ed attribuiti. Sono stati registrati 26 decessi, di cui 3 in provincia di Foggia. 51.702 sono i casi attualmente positivi di Covid-19 in Puglia, dunque si registra un calo dei contagi generale. Gli assessori regionali Leo e Piemontese spiegano che il bonus start, il bando della Regione Puglia che ha assegnato 2.000 euro in favore di professionisti e titolari di Co.co.co, colpiti dalla crisi economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, non è assoggettato a ritenuta d'acconto. Da fine dicembre i beneficiari non rischiano alcunché e tutti si vedranno arrivare sui conti correnti 400 euro. Lo fanno sapere gli assessori in una nota congiunta. Per effetto della nuova disciplina introdotta con il decreto Ristori, che ha stabilito l'esenzione dei bonus, la Regione ha avviato le procedure per l'erogazione dei residui 400 euro. Infine, a proposito del bonus start, è di giovedì 28 gennaio scorso la decisione di prorogare a giovedì 18 febbraio i termini per la presentazione delle candidature. La Giunta regionale ha approvato l'attivazione della misura Start 2021, avviso pubblico in favore dei lavoratori dello spettacolo nell'ambito delle azioni di sostegno economico alle partite IVA e ai lavoratori non subordinati, avviate a valere sull'azione 8.9 del POR Puglia 2014-2020. La misura si configura come un bonus nella forma di una sovvenzione, una tantum, pari a 2.000 euro per tutti i titolari di contratto di lavoro autonomo occasionale o coordinato continuativo, comunque denominato, sottoscritti dai soggetti obbligatoriamente assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS gestione ex EMPALS. La dotazione finanziaria stanziata è di 4 milioni di euro che potranno essere integrati laddove si rilevi un fabbisogno superiore in relazione alla quantità di domande che perverranno. Sarà Serena Dandini, protagonista del giornalismo culturale italiano, volto noto al grande pubblico, scrittrice e apprezzata conduttrice televisiva, a inaugurare il ciclo di incontri promosso dall'Università di Foggia e dalla libreria UBIC. L'appuntamento è per venerdì 5 febbraio alle 17.30 in diretta streaming sulla piattaforma e-learning dell'Università di Foggia e sulle pagine Facebook e sarà incentrato sul suo ultimo libro, La Vasca del Führer, e in Audi 2020, storia della vita della reporter Lynn Miller. A dialogare con l'autrice ci saranno il magnifico rettore dell'Università di Foggia, Pierpaolo Limone, e la docente Rossella Palmieri, delegata alla comunicazione e ai rapporti con il territorio.